Lo do abbastanza per scontato di più tessere dell'anno scorso. L'anno scorso iniziamo tutto terribilmente in ritardo, però ripeto, non per colpa dell'SS Arezzo, però noi il 29 giugno abbiamo avuto l'affiliazione. Quest'anno, dopo quest'anno, che io ripeto, fantastica, perché come risultati calcistici sono molto molto soddisfatto, al di fuori che poi purtroppo è andata come è andata, e forse in quest'anno con tante cose forse potevamo anche aspirare veramente a sta benedetta Serie B, però è andata così. Però da tutta Italia mi chiamano e mi dicono sempre che abbiamo fatto il calcio migliore di tutta la Lega, non solo del girone A ma sia del girone B, girone C. Questo quindi a me mi riempie d'orgoglio, e proprio per questo sono dispiaciuto da quello che dicevo prima, dalla scelta che dal canto ci ha comunicato nei giorni scorsi. E quindi spero che chiaramente le tessere l'anno scorso saranno ampiamente superate, e adesso vediamo, noi facciamo anche iniziative, questa è anche molto carina, ci sarò anch'io chiaramente quel giorno, il 28 luglio, a Bagno di Romagna, con tutti quelli che si sottoscriveranno il contratto ai tifosi entro il 13 luglio. E quindi sono abbastanza ottimista, penso che è normale che gli abbonati saranno più sicuramente gli anni scorsi. L'anno scorso mi sembra che erano 1120? 1194. Sì, 1194. Quindi il sogno, la cosa bella sarebbe quantomeno vedere lo stadio pieno, come non dico tutti abbonati, ce lo auguriamo, però sarebbe bello vedere lo stadio pieno come l'abbiamo visto nei playoff. Cioè comunque l'ambiente e l'atmosfera è diversa. Che tipo di squadra si fa? Però mi aveva detto che non avrebbe parlato, giusto? No, prego, può parlare. Era tifoso però. Ah, il tifoso, ah, no, non sei giornalista, chiesto di parlare. No, prendi l'albo, prendi il no, però avevamo un accordo. Anche io non sono giornalista, zitto! Scherzo, dopo rispondo. Mi sono permesso di venire per... Ma guarda, io scherzo, io tengo per la resa, ma io scherzo. Sono tantissimi anni che seguo la squadra, so. E come tifoso mi sento in dovere di venire per sentire giustamente che bel futuro ci si aspetta. Innanzitutto vorrei sapere, se mi permette, che tipo di squadra si sarà il prossimo anno, cioè se lotteremo sempre al vertice oppure faremo un campionato tranquillo. Sì, no, volevo farti questa domanda, ci diamo nel tu, come a tutti, e ti volevo di questo. Sì. L'anno scorso pensavi che facciamo un campionato al vertice, no, con la squadra, quindi no, abbiamo fiducia molta su Ermanno Pieroni e Emiliano Testini, oggi ero anche con lui in ufficio, poi io oggi dovrei vedere Pieroni se riesco a beccarlo, perché in giro per tutta Italia, e ho detto, sta girando, ogni volta che lo chiamo sta a Torino, Milano, no? Cioè gira praticamente sempre, però forse oggi riesco a trovarlo e quindi inizieremo a parlare dopo, come ti avevo detto, l'iscrizione, che era la cosa più importante, perché se non c'è l'iscrizione non fai nulla, a parlare finalmente di mercato e di prospettive della squadra. Certo. Ok? Grazie. Prego. Certo, volevo chiederle, perché quest'anno gli abbonati della laterale avranno anche la poltrona nuova, no? Visto che ci sono i lavori, volevo chiederle se ha un aggiornamento sui tempi di consegna dei lavori, perché l'Arezzo con la Team Cup dovrebbe partire, non so, fine luglio, primi di agosto. 5 agosto mi sembra. Ma sì. Io non so, Zinci, quello però dicono che dovrebbero finire entro un mese. Noi per il 15 abbiamo lo stadio a posto. Okay. 15 luglio. Addirittura 15 luglio. Anche l'illuminazione? Sì, ho visto la mail arrivare. I lavori dell'illuminazione partono il 27 di giugno e ci hanno garantito che in 10-15 giorni finiscono. Domani consegnano già le prime lampade, le metteremo a deposito e inizieranno il 27 in montaggio. E poi volevo chiedere che tipo di suddivisione si aspetta del campionato, se per quelle che sono le sue informazioni si andrà verso la solita divisione di quest'anno, se potrebbero cambiare lì. Non lo so. Io penso che adesso, allora ne avevamo parlato proprio al telefono io un po' di giorni fa, su Roma mi avevano detto cose un po' differenti, invece poi ho riparlato proprio due giorni fa, penso che sia la solita con quelle del nord che le mettono sul girone. Penso parecchie quelle Lecco, un po' le squadre, no? Che sono venute su e che le metteranno sul girone A.
devo dire sinceramente che il girone A effettivamente come l'hanno, così sulla carta chiaramente, perché poi uno non sa mai nulla, perché poi beccare la squadra che fa il grandissimo campionato, sulla carta come l'anno scorso per Eremia era nettamente il girone più forte, ma nettamente il girone più forte dei tre, sulla carta con Entel, poi adesso bisogna vedere anche la questione Trapani che succederà, e sulla carta è un girone abbastanza abbordabile, una parolona, però è un girone più umano dell'anno scorso che era veramente fatto da squadroni. E poi Otello, poi lascio, se ci stai il family pack, Otello, ecco, giusto, ti leggo, ci sono il minimo 3 membri di primo grado. Sì. Cioè come funziona proprio materialmente l'offerta? Questa allora, penso sia molto quella più interessante. È sicuramente l'offerta dove anche noi puntiamo ad avere le famiglie allo stadio. Quindi stiamo delineando gli aspetti un attimo tecnici, però entro oggi le metteremo sul sito, quindi stiamo delineando la stessa cosa, guarda, abbiamo mantenuto le stesse tariffe e le stesse regole dell'anno scorso, anzi forse quest'anno siamo anche un po' più bassi, quindi... Sì, un paio di voci, sì. Sì. Okay, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera Fausto. Alla luce di tutti i problemi, le problematiche che hanno per vari motivi, tante società di serie, no? Non è che sono troppe. Beh, dopo domani vediamo quante sono, innanzitutto. E lo so, è chiaro, intanto sai che c'è questa volontà di portarle molto più basse, sarebbe forse meglio per tutti, però chiaramente se poi uno si iscrive dalle televisioni poi la squadra butta alla finestra. Quindi per me dovrebbe essere fatta una rivoluzione, cioè veramente un cambiamento totale. Si è parlato sempre di questa, diciamo, fiscalità che doveva essere cambiata, ma io mi ricordo che andai alla riunione con Gianluca ad ottobre e dissero che in un paio di mesi sarebbe uscita un qualcosa di nuovo. Era il 15 ottobre 2018 e mi sembra che 2 mesi sono scaduti da parecchio e ancora purtroppo problema che giustamente tu vai a fare una lega professionista però con le entrate da dilettanti e questo è il problema più grosso della questo bagno di sangue, come chiamo io, che è la Lega Pro, e che forse da un punto di vista fiscale, se riuscivano a un po' più a farlo un po' più tranquillo, tanti problemi non sarebbero nati. L'anno scorso per vari motivi l'allenatore è arrivato in ritardo, la società ovviamente ha avuto... Sì, mi sembra che arrivò i primi di luglio. Sì, anche sì, qualcosa di sì, anche Ermanno Fiorone, che quest'anno bisogna scegliere un pochino prima. L'anno scorso è arrivato dal canto a sorpresa, non poi ha fatto, al di là che poi ha fatto non bene ma benissimo. Quest'anno preferiresti un tipo di allenatore più esperto oppure un puntare sempre su un giovane emergente? Vabbè, io come ti ho detto prima, ancora, cioè, lo voglio ripetere bene perché sennò poi nascono malintesi, fraintendimenti. L'allenatore oggi è dal canto dell'SS Arezzo. Se poi tu mi chiedi a me che... come identikit in genere degli allenatori quali mi piacciono più, a me piacciono più quelli emergenti, però sai, poi a volte poi anche tra uno vecchio, aperte virgolette, chiuse vecchie, può avere anche molti più stimoli proprio di rivalsa di uno giovane, quindi come al solito bisogna conoscere la persona in tutte le cose. E questo è Pieroni. Altre domande? Qualcuno vuole? No, alla fine di questa prima annata da presidente, no? a livelli, voglio dire grandi livelli, però insomma è molto grande. Se vinci comunque al top, quindi sì. È stata un'annata sicuramente importante. Due cose che si porta dietro, presidente, anche da un punto di vista non solo imprenditoriale e gestionale, ma anche umano. Umano è stata, vabbè, la gioia di andare ogni domenica sotto la curva, per me quella, anche se poi me la volevano levare questa gioia, perché io sono stato praticamente malmenato a Viterbo proprio perché ero andato solo sotto la curva dei miei tifosi, cosa che facevo da tutte le partite sia in casa che in trasferta e non avevo avuto mai un problema. Quindi questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, poi il fatto che quella partita che fu, mi dicono, giocata molto molto bene dall'Arezzo con quel gol bellissimo Ragatti, che purtroppo non ho visto, quello per me è rammarico, non aver visto proprio quella partita. Preferivo non vedere quella col Pisa e vedere quella a Viterbo, però la Pisa si sono comportati bene, quindi la partita.
partita lottista tranquillamente. Sicuramente positivo, molto intenso, sia da un punto di vista di impegno personale che da altri impegni, non solo economico, tanto stress, tante gioie, tanto di tutto, però purtroppo io sono malato di calcio, però ecco, come ti dico sempre, piano piano speriamo che mi curo, piano piano. Altre domande? Siamo a posto, si fanno le interviste? Grazie.